Ben ritrovati dalla redazione. Un migliaio di persone si sono ritrovate in piazza San Vendemiano per protestare contro l'obbligo vaccinale e il Green Pass. Tra gli ospiti anche il filosofo Francesco Lamendola, cattolico, infermieri, studenti e Lorenzo Damiano, fresco di candidatura a sindaco di Conegliano con la lista Norimberga 2. Libertà vaccinale e no alla certificazione verde, i temi trattati per la maggiore. Una manifestazione svoltasi comunque senza particolari problematiche, nonostante le paure della vigilia e le solite minacce di denuncia da parte della prefettura. Intervento nella tarda serata di ieri da parte della squadra comunale antincendio Boschiva di Duino Aurisina. Un piccolo incendio si era sviluppata in località Ternova Piccola. Sul posto personale del Corpo Forestale Regionale, volontari della squadra comunale di Sgonico. Sul Monte Tinisa, nelle Alpi Carniche occidentali, nei boschi sopra Ampezzo, sono state soccorse due turiste triestine che all'altezza di Casera Tintina si erano staccate da una comitiva del Club Alpino Italiano in escursione per rientrare a valle autonomamente. Le due donne triestine, rispettivamente del 1951 e del 1943, si sono perse e, considerando anche che stava per fare buio, hanno chiamato i soccorsi. È stata fondamentale l'intuizione dell'operatore di centrale che ha immaginato dove potesse essersi smarrita la coppia sulla base di una comparazione con un intervento già avvenuto sullo stesso sentiero mulattiera per una famiglia qualche mese fa, la quale aveva commesso lo stesso errore ritrovandosi dispersa nei pressi di un rio. L'ipotesi si è rivelata dunque corretta, individuata la posizione delle due escursioniste. Appena prima della scadenza dell'orario di volo, le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino, che nel frattempo si erano portate in quota a Passo del Pura, si sono incamminate per raggiungerle mentre l'elicottero rientrava in base. Ci sono volute alcune ore per portare a termine l'intervento, al quale ha preso parte anche una unità cinofila. Un 56enne di Codroipo è rimasta gravemente ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita, in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel territorio del comune di Maiano, in via nazionale. Il bilancio complessivo è di 4 persone coinvolte. Il fatto si è verificato lungo la strada regionale 463 all'altezza della frazione di San Tommaso. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Comunque una moto con in sella un uomo e una donna, entrambi codroipesi, ha avuto uno scontro con un'automobile sulle quali viaggiavano 2 persone. L'impatto è stato violento, ad avere la peggio sono stati 2 motociclisti caduti sull'asfalto. Brutto incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la regionale 515 via Noalese all'altezza della frazione Moniego. Erano circa le 23 quando 2 automobili, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Una delle due, una BMW Station Wagon, è carambolata nel fossato all'autostrada. Nei veicoli c'erano 6 persone, 3 di loro sembra siano in gravi condizioni, mentre una bambina ne è uscita illesa. I pompieri arrivati da Mestre con 2 squadre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti. L'antica fiera dei cesti si svolge da più di 300 anni ed è un appuntamento con la storia e l'artigianato nel centro storico di Polcenigo, uno dei più borghi più belli d'Italia. Le regole per il contenimento del Covid hanno influito sull'accesso dei visitatori e sulla disposizione dell'offerta degli artigiani, ma non hanno intaccato la suggestiva atmosfera che si respira in una giornata che popola di visitatori il Borg. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla cultura al termine della sua visita alla Sagra dei Test nell'antico borgo di Polcenigo, in cui ha dato avvio al concerto inaugurale con l'orchestra Tiepolo Brass a cura dell'assessorato comunale alla cultura e in collaborazione con Musica e Distretto Culturale del Pianoforte. È tutto per il nostro appuntamento con l'informazione dal Nord-Est. Alla prossima. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.
Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature.